Ciao! Oggi video speciale, specialissimo perché innanzitutto questo video uscirà probabilmente in un giorno anomalo rispetto a quelli che sono i miei normali giorni di pubblicazione qui su YouTube e poi perché questo video esce esattamente in contemporanea ad un altro video sul canale di Manuel Agostini. Il buon Manuel, che saluto, ciao caro, mi ha contattato per chiedermi di realizzare per lui una delle mie fantastiche intro per uno appunto dei suoi prossimi video. Quindi oggi è l'occasione perfetta, sapete benissimo a me piace fare ste robe quando ne ho la possibilità, di prendervi letteralmente per mano e accompagnarvi insieme in questo viaggio nel dietro le quinte, nel backstage di questa mia produzione. Quindi ciao, se è la prima volta che vedi questa faccia, io sono Giuseppe, su questo canale mi occupo di videomaking e creazione di contenuti e se ti interessano queste tematiche ti invito già adesso, tanto è gratis, qui trovi il pulsante per iscriverti al canale e attiva la campanella così YouTube ti notifica quando escono nuovi video. Prima di cominciare però una roba veramente importantissima, qui in sovraimpressione da qualche parte c'è una mail. Cosa potete fare con questa mail? Beh, se per caso volete che realizzi un intro per voi, oppure volete, non so, migliorare la qualità dell'illuminazione dei vostri video, la fotografia nei vostri video, volete semplicemente migliorare la qualità generale dei vostri video, oppure non so, dovete mettere su un set, uno studio di registrazione, o in generale volete una consulenza dal punto di vista del videomaking, scrivetemi a questa mail che ho appositamente creato per lo scopo. Scrivetemi semplicemente il progetto che avete in mente e scrivetemi anche il budget, così andiamo veloci. Pronti a cominciare? Andiamo. Come ogni progetto che si rispetti, suddividiamo il tutto, giusto per andare un po' più per ordine, in fasi, tre fasi di realizzazione, quindi la pre-produzione, la produzione e la post-produzione. Allora, nella prima fase il tutto chiaramente comincia con un piccolo brief iniziale che ho fatto insieme a Manuel. In realtà è stata una chiacchierata abbastanza veloce. Qual è il senso di fare questo brief? Beh, chiaramente prima di tutto avevo bisogno di capire qual era il prodotto o comunque la tematica del video che avrebbe trattato appunto Manuel e soprattutto dal mio punto di vista capire il budget anche dal punto di vista dei tempi di realizzazione. Quindi una volta capita tutta questa storia, diciamo, con Manuel ci siamo tarati su alcuni punti e lui, anzi devo dire la verità, mi ha lasciato una libertà pressoché totale dal punto di vista creativo, quindi mi sono potuto letteralmente sbizzarrire e quindi sulla base appunto di questo piccolo brief iniziale ho cominciato a pensare all'idea del video. Beh, innanzitutto la tematica era questo video che sta realizzando appunto Manuel, che ha realizzato appunto, lo trovate sul suo canale, su una postazione da gaming racing, una roba del genere. Scusatemi ragazzi, io non gioco veramente da un sacco di tempi, ho un passato da videogiocatore ma non tocco un videogioco da 10 anni, non lo so, qualcosa del genere, quindi questi termini tecnici magari mi sfuggono. Comunque era una postazione da racing, quindi si parlava chiaramente di guida automobilistica, videogiochi, roba del genere. Beh, quindi ho cercato di far girare le rotelle e vi dico la verità, mi sono lasciato abbastanza influenzare da un po' di trend topic, no, del momento. Beh, prima di tutto si parla tantissimo di metaverso, d'accordo? Quindi metaverso e poi... vi dico la verità, ho avuto veramente un occhio molto di riguardo al Manuel, al suo canale, al canale di Manuel, la tipologia di contenuti che porta, alla tipologia anche di pubblico che lo segue, principalmente perché io e Manuel siamo bene o male della stessa generazione e probabilmente il pubblico che lo segue, sono sicuro, essere bene o male appunto di quella generazione lì. Quindi siamo persone che abbiamo letteralmente vissuto fortemente gli anni 80, gli anni 90, quindi volevo anche giocare su quell'effetto un po' nostalgia. Quindi mi è venuto in mente il retrowave, che è uno stile veramente fighissimo, probabilmente alcuni di voi sanno di che cosa sto parlando, quindi mi sono lasciato anche un po' influenzare su vecchissimi video fantastici, non so, ricordo Kung Fury. Vi lascio anche il link qua sotto in descrizione se avete voglia un po' di approfondire l'argomento. Quindi parole chiave: retrowave, synthwave, vaporwave, comunque tutto quello che richiamava lo stile pop anni 80, anni 90. Quindi automobile, synthwave, metaverso, tutto mischiato insieme, miscelato a formare questo retroverse. E quindi mi sono immaginato, vi spiego un po' la sinossi del video, questo guidatore, questo ragazzo che appunto chiaramente si trova all'interno della sua casa, della sua stanza, si vuole fare un giretto nella sua postazione da racing, di simulazione di racing, e quindi una volta che si siede lì viene letteralmente catapultato in questo retroverso in cui tutto ricorda appunto quel look molto analogico, molto stile anni 80,
90, vi ripeto. Cosa ne fanno assolutamente da padrona per ricreare quel look, quello stile? Beh, prima di tutto luci al neon, molto colorate, aberrazioni cromatiche come se non ci fosse un domani, flash sparati a destra e a sinistra, glitch, effetto VHS style, no? Un po' analogico, ci siamo capiti. E poi vabbè ragazzi, sinceramente ho pensato anche per un attimo di infilare, di mettere Manuel a cavalcare un dinosauro che sparava laser dagli occhi, però sinceramente sarebbe stato leggermente too much, quindi ho pensato chiaramente, visto che si tratta di una postazione da racing, di utilizzare un'automobile, ma visto che devo usare un'auto, perché non usare una bella auto? Vediamo quanti di voi colgono la citazione, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. E quindi giustamente ho deciso di utilizzare, di ricreare un'auto iconica di quel tempo, ovvero la DeLorean. Non sono voluto andare verso la parte ritorno al futuro, perché non volevo, diciamo, scadere un po' nel cliché, ecco, se capite cosa intendo, però sicuramente la DeLorean è un simbolo un po' di quegli anni. E quindi diciamo, questa è stata il concept iniziale. Per quanto riguarda la fase di produzione, questa posso fondamentalmente dividerla in due parti: la parte di registrazione in green screen e quella, diciamo, di compositing o comunque di ricerca degli asset che mi sarebbero poi serviti chiaramente per la fase di post produzione. Allora, per quanto riguarda la fase del green screen, questa probabilmente è stata una delle parti sicuramente più delicate di una produzione di questo tipo, perché a rendere il tutto chiaramente molto delicato era la distanza. Io non ero fisicamente con Manuel, quindi sotto questo punto di vista veramente Manuel è stato fantastico. Ci siamo organizzati veramente benissimo grazie delle campane, facendo appunto delle piccole riunioni, no, per così dire, delle call preliminari, in modo tale da essere sicuri da organizzare il green screen al meglio, quindi l'illuminazione, come mettere il green screen, gli spazi logistici che aveva Manuel a casa, ripeto, tutte cose che sarebbero state sicuramente molto più snelle, più semplici da affrontare se io fossi chiaramente stato lì, ma in questo caso la distanza ha reso il tutto più delicato da trattare, non complicato ma sicuramente delicato da trattare. Però siamo stati bravi, perché devo essere sincero, poi alla fine il tutto non è andato oltre qualche ciak. Abbiamo fatto le ore piccole, Manuel tu sai benissimo di che cosa sto parlando, però siamo stati bravi, perché a parte qualche ciak di prova, poi il, diciamo, portare a casa i take definitivi non è stata un'operazione, diciamo, complicatissima. Lunga sì, perché ripeto, abbiamo fatto le ore piccole, tutto questo grazie al fatto appunto che ci siamo organizzati veramente bene prima sulla attrezzatura e sul green screen che Manuel avrebbe dovuto montare, diciamo, nel suo appartamento. E ripeto, non è facile, perché quello che puoi fare dipende fortemente anche dagli spazi e dalle possibilità anche a livello di attrezzatura che puoi metter su. Però ripeto ancora una volta, è andata veramente benissimo sotto questo punto di vista. E poi l'altra parte è stata quella in cui mi concentravo io parallelamente a questa del green screen, in cui mettevo su tutti gli asset che mi servivano, quindi diciamo tutti i vari pezzi. La cosa chiaramente più complicata in questo senso è stato voler spingermi molto dal punto di vista della qualità del dettaglio, e quindi fondamentalmente ho dovuto ricreare da zero interamente una DeLorean. Quando parlo ricreare una DeLorean da zero, voglio letteralmente dire che ho realizzato da zero la carrozzeria, o meglio, ho trovato tutti gli asset che mi servivano per ricostruire la carrozzeria della DeLorean, i vetri della DeLorean, lo specchietto retrovisore, gli interni, il volante, tutto quello che serviva chiaramente per poi prendere Manuel in green screen e compositarlo all'interno diciamo del compositing finale, del risultato finale. Ultima fase, quella della post-produzione, in cui chiaramente, come vi ho detto all'inizio, mi sono veramente spinto tantissimo dal punto di vista della qualità del dettaglio. Quando parlo di qualità del dettaglio mi riferisco specificatamente a dare modo ad un contenuto di questo tipo di essere veramente molto impattante, soprattutto dal punto di vista visivo. Non so se avete presente il fatto, quando vedete magari qualche film e vedete qualche effetto speciale e non sapete dire che cosa esattamente non ha funzionato, ma avete quella sensazione che qualcosa appunto non abbia funzionato. Ecco, io volevo assolutamente evitare una roba del genere, perché volevo compositare veramente Manuel, doveva stare dentro una DeLorean e non dovevano essere pezzi letteralmente appiccicati così
così a destra e a sinistra. Per rendere veramente questo effetto di realismo e veramente dare la sensazione che lui venisse letteralmente catapultato all'interno del retroverso e stesse guidando una DeLorean, c'è stato veramente tanto lavoro per quanto riguarda i riflessi e comunque rendere realistica tutta la scena. Quindi sì, ripeto ancora una volta, basarmi tantissimo, curare tantissimo i riflessi del contesto in cui la DeLorean stava viaggiando. Questo fondamentalmente ha significato ricreare totalmente i riflessi sia sulla carrozzeria della DeLorean, sia anche sui vetri, sullo specchietto retrovisore, no? E quindi dare quell'effetto di paesaggio che sta scorrendo sui vetri, nonostante appunto tutto quello che state vedendo, che vedevate all'interno dell'intro del video, è chiaramente tutto fittizio, tutto ricreato da zero. Però sinceramente sono veramente molto molto contento del risultato finale. Devo dire che soprattutto dal punto di vista del realismo, anche giocando con le luci, con i flare, mi piace veramente tantissimo il risultato finale raggiunto. Un'altra cosa chiaramente che è stata fondamentale per avere sempre quel look fortemente analogico, fortemente retro style, che richiamasse appunto gli anni 80, gli anni 90 e tutto quello che significa, no, il movimento del synth wave, del retro wave, c'è stato chiaramente tutti gli effetti che vanno a emulare quel classico effetto delle videocassette, no, degli anni 80, ve li ricordate i VHS? Quindi questi glitch, queste aberrazioni cromatiche, queste sovrapposizioni cromatiche che vanno quasi a sporcare, diciamo, la scena, ma è volutamente proprio per richiamare quel look analogico che era letteralmente imperfetto all'epoca, non c'era tanto digitale all'epoca, quindi tutti i contenuti multimediali che fruivamo noi appunto da fruitori, da spettatori, erano totalmente analogici e non erano privi di quegli artefatti, no, che normalmente appunto si trovavano. Quindi pensate a un vinile, pensate appunto a una VHS, le vecchie cassette a nastro, anche dal punto di vista del sonoro. Ho curato veramente anche tanto il sound design in quest'intro, prendendo chiaramente una traccia che richiamasse appunto sempre lo stile synthwave. Sono veramente molto molto contento del risultato, però sinceramente a questo punto direi di chiederlo al diretto interessato che cosa ne pensa. Bello, stile VHS. Beh, una figata unica. Bello, 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 bellissimo. Com'è? Bello, bello, proprio lo stile che piace a me. Manuel, non so se ti è chiaro, stai guidando una fottutissima DeLorean, veramente. Mi è chiarissimo. Quanti possono dire su YouTube Italia di star guidando una DeLorean? Non ne ho mai visto uno, onestamente. Solo tu hai un intro del genere, eh? Ci tengo molto a sottolineare questa cosa. È veramente bella, adesso me la riguardo. Posso dirti una cosa assurda mentre la riguardi? Dimmi. Io sto rosicando tantissimo, il che è tutto dire visto che l'intro l'ho fatta io. Te lo giuro, cioè sto rosicando tantissimo. La vorrei io per il mio canale e non me la posso rivendere. Ma poi è fatta... Noi che sappiamo cosa c'è dietro, sì, è ancora più gustosa, no? Proprio bella, bravo, bravo, bravo. Sei contento? Sono contentissimo. Oh, questa è una cosa importante. Sono felicissimo. Ti mando la fattura. Va bene, va bene. E questo era fondamentalmente come ho preso Manuel Agostini e l'ho letteralmente infilato all'interno di una DeLorean così sfrecciante nella notte del retroverso. Spero che questo video vi abbia intrattenuto, vi abbia divertito, vi sia piaciuto. Se così, mi raccomando, mettete un like e scrivetemi magari nei commenti se avete qualche curiosità su questa realizzazione, non lesinerò di rispondervi. Ma cosa ancora più importante, vi ricordo ancora una volta che se avete bisogno di qualcosa di simile o in generale di consulenza dal punto di vista del videomaking, volete produrre dei corsi, dei videocorsi, volete migliorare la qualità dei vostri video, volete allestire un set di registrazione, quindi curare l'illuminazione, le riprese, la scenografia in generale, fatemi sapere mandando una mail all'indirizzo
che avete qui in sovraimpressione. Detto questo, vi ringrazio veramente tantissimo per aver guardato. Se volete vedere tanti altri video comunque sulla realizzazione di contenuti, trovate qui il pulsante per iscrivervi a questo canale, attivate la campanella così YouTube vi notifica quando ci sono nuovi video, e seguitemi sui social se vi fa piacere. Vi lascio sotto in descrizione qui nelle grafiche i link ai miei social, quindi al mio Instagram, pagina Facebook, Telegram, dove volete, e vi do appuntamento, spero di vedervi nel prossimo video. Ciao!